amici del canale, ben ritrovati! Per la ricetta di oggi, un ciambellone gustoso, rustico, semplice e alla portata di tutti. Per prima cosa, sciogliamo il nostro burro in una padella e poi andiamo a mescolare tutto. Io ho scelto Wuster, salame e speck, ma voi potete decidere quelli di vostro gradimento. Rompiamo le uova. Mescoliamo. Aggiungiamo il nostro parmigiano, l'olio di arachidi e il burro fuso in precedenza, il sale e un pizzico di pepe. Della farina ancora un altro po' ed il bicchiere di latte. Infine aggiungiamo il resto della farina. Non ci resta che aggiungere i salumi e i formaggi tagliati prima. Infine aggiungiamo la bustina di lievito. Versiamo il nostro impasto in una teglia imburrata e infarinata. Distribuiamolo in maniera omogenea. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi ed inforniamo a 180 gradi per circa 40 minuti.